Galleria Arion di Roma di via Cavour con Federico Sollazzo, allora, che oltre ad essere un filosofo, insegnare filosofia, lui non vuole essere chiamato filosofo, ma io faccio il post, perché so che tu dici queste cose, però a parte tutto questo tu sei un amico dell'accento di Socrate, certo. E questa è la cosa che mi sta a cuore, perciò tu chi sei? Visto che non sei un filosofo. Allora, forse in due parole posso dire il percorso che ho fatto finora, che può essere magari utile anche per chi può stare nella condizione in cui stavo io fino a poco tempo fa, ovvero io mi sono laureato e ho preso il dottorato in Italia all'Università Roma 3 e ho iniziato lì quella che è la mia al momento breve carriera come cultore della materia e poi con alcune borse post dottorato, ma facendola breve dopo un paio di anni dopo il dottorato era chiaro e evidente che le strade in Italia erano chiuse, così ho iniziato a inviare curriculum all'estero. Ecco, ti interrompo, io sì. So che appunto sei stato chiamato poi sia negli Stati Uniti che in Nuova Zelanda, però tu hai accettato l'Ungheria, perché? A cavallo tra il 2009 e il 2010 avevo stabilito dei contatti con l'Università dell'Indiana, quindi negli Stati Uniti, e l'Università di Christchurch, quindi in Nuova Zelanda. Mi attraevano come mete, però erano evidentemente un po' troppo lontane. Questo significa ovviamente anche chiudere i rapporti con l'Italia, con l'Europa. Allora, come ti trovi in Ungheria? Contemporaneamente poi è emersa questa possibilità, questa posizione come ricercatore post-dottorato in Ungheria, dal 2010 sono lì e mi trovo bene sia per quanto riguarda la qualità della vita, molto più meno stressante, diciamo, che rispetto a quello che avviene da Roma, ma soprattutto per quanto riguarda il lavoro dell'università. Che è quello importante per me. Nel senso che innanzitutto sono arrivato lì senza avere conoscenze pregresse, ovviamente lì parliamo dell'università di Serie, che fa circa 160 km di distanza, quindi semplicemente attraverso la valutazione del curriculum. E lì ho la possibilità di lavorare in inglese, io tengo tre corsi circa a semestre in inglese e lo scopo dell'intera facoltà di lettere, dentro cui è ovviamente di filosofia, è quello di offrire in futuro un corso di laurea che sia interamente erogato in inglese e o francese per attrarre studenti stranieri. Grazie a questo io mi sono potuto introdurre all'Università di Szeged e questo ovviamente attrae molti studenti Erasmus. Ecco, ma io però so anche che per te è difficile chiedere all'Italia delle collaborazioni, certo. Perché qui non si insegna in lingua, certo. Può essere, in lingua non italiana, in inglese. È così, perché come dicevo, questo attrae molti studenti Erasmus al punto tale che l'anno scorso, mi sembra un anno e mezzo fa, il direttore del Dipartimento di Filosofia mi chiese di cercare di stabilire relazioni Erasmus con alcuni dipartimenti italiani di filosofia, cosa che non mi è riuscita perché nei dipartimenti italiani si diceva che gli studenti stranieri andavano lì a studiare in italiano, filosofia in italiano, mentre il direttore del Dipartimento di Filosofia di Szeged chiedeva che i corsi venissero erogati per gli Erasmus in inglese e in francese, come è infatti a Szeged e come è in alcune università in Olanda, Belgio, Germania e Francia con le quali Szeged ha dei rapporti Erasmus. Quindi questo ancora non è usuale in Italia ed è un altro degli elementi un po' di... E allora tu adesso sei lì a sperimentare questa cosa che ti piace, ma poi tornerai in Italia, questi sono i tuoi progetti o no? Allora, da un punto di vista affettivo, personale, certamente mi piacerebbe, però non voglio tornare a tutti i costi, nel senso che se trovo una possibilità che è più che dignitoso dal punto di vista professionale, certamente. Vai avanti. Se la trovassi per tornare, altrimenti se no prosegui, non è un ritorno volentieri, a tutti i costi. Sei certo. Volentieri anche lì. Sì, al fin dei conti non è neanche molto lontano. Poi ho la possibilità di fare quello che mi piace fare senza tutti i problemi tipici italiani. Ecco, allora, visto che tu hai tutta questa esperienza, io voglio chiederti una cosa, chiudiamo qui questo discorso. Secondo te che cos'è la filosofia? E che cosa può servire alle persone, cioè al di là della tua professione, che abbiamo capito qual è? Vorrei sapere questo da te. Allora, ovviamente questa è la domanda delle domande. In breve, la filosofia a me sembra un discorso di verificazione preliminare intorno a un qualcosa, ovvero è quel qualcosa della filosofia che viene prima dell'affrontare un problema, per poterlo poi affrontare in maniera chiara e ponendo bene le domande. Quindi evidentemente chi si rivolge alla filosofia, questo è stato così anche per me, credo che è così anche per molti studenti,
lo fa per una iniziale esigenza di chiarificazione nei confronti del mondo e anche nei confronti di se stesso, non è un modo per trovare la risposta precisa e definitiva di un qualcosa, ma per chiarire tutto quello che c'è prima e così potersi porre in ascolto del mondo e di se stessi in maniera più ordinata e seria. Certo, quindi possiamo dire che da un metodo anche per indagare. Diventa anche un metodo, però non vorrei chiuderlo soltanto un metodo. Perché se diciamo metodo c'è il rischio che diventi qualcosa di utilitaristico. No, intendo un metodo, svolge anche la funzione di metodo, ma credo che sia innanzitutto una esigenza interna di chiarificazione preliminare per poi affrontare altre cose. Quindi per te la filosofia è stata anche questa. Grazie. Allora sono contenta e ti auguro di continuare la tua carriera e ci troveremo ancora senz'altro quando torni a Roma per le vacanze. Grazie, va bene, grazie a te.